C'era una volta un enorme veliero, pieno di vele di tutti i colori, anche se a bordo l'umore era nero, era allegrissimo visto da fuori. Il capitano era un uomo panciuto, che non lasciava guidare nessuno, e se qualcuno gli offriva il suo aiuto, lui lo spediva a trovare Nettuno. I marinai erano lì a protestare, tutti quanti un po' stufi di lui. E cosa accadde? Che venne un tifone, che il timone alla nave spezzò, che dalla coffa qualcuno gridò. E dalla coffa che cosa gridò? Ma il capitano era proprio sparito, s'era nascosto in cambusa in un mese, s'era mangiato dal forte appetito quel che sarebbe bastato a un paese. Tutto un paese. Ma cosa hai capito? Questo è un modo di dire, lo sai. Non ci credo. Stai fermo col dito e se zitto ascoltare saprai come è andata a finire, vedrai. A questo punto anche i suoi marinai, che già da molto non erano contenti, o incominciarono a fare dei guai, o a non far niente aspettavano i venti. Era un disastro. Vuol dire un casino. Non devi dire parole così. Vi chiedo scusa se sono un bambino, ma siete voi che parlate così. Ma cosa accadde? Che si naufragò e dalla spiaggia qualcuno gridò. Super Classifica Show! Orietta Berti, la barca non va più!